A settembre Electronic Arts tornerà di nuovo nei campi di calcio con EA Sports FC 25 e in un altro video vi abbiamo già raccontato tutte le novità del prossimo episodio della serie che un tempo si chiamava FIFA. In questo caso però vogliamo concentrarci sulla modalità Ultimate Team, ossia il caro vecchio FUT, che è senza dubbio la parte del gioco più attesa anche quest'anno. Detto ciò, non aspettatevi grandi stravolgimenti, ovviamente, ma comunque non mancheranno alcune novità in grado di rendere più completa l'esperienza. Volete sapere quali sono? Seguiteci! Tanto per cominciare, la nuova modalità sociale chiamata Rush sarà inserita anche in FUT. E si tratta sostanzialmente di un 4 contro 4 su di un campo ridotto e con portieri controllati dalla CPU. Il gameplay sarà comunque quello delle partite 11, quindi niente stranezze come il gioco di sponda o l'esasperata ricerca del dribbling. E niente rimandi neppure al vecchio FIFA Street. Ci saranno comunque alcune regole particolari, come ad esempio il fuorigioco solo nell'ultima porzione di campo, le ammonizioni che tengono fuori il giocatore un minuto e i rigori in movimento. In Ultimate Team invece le regole sul campo non cambiano. Quello che cambia è il fatto che potrete utilizzare una vostra carta in partita e che questa potrà anche avere dei bonus se c'è l'alchimia coi calciatori scelti dagli altri giocatori. Inoltre, per aggiungere varietà, ci saranno eventi tematici come ad esempio sfide dedicate ai calciatori della Liga, match specifici per i calciatori argento e così via. E l'obiettivo è ovviamente quello di spacchettare tra ricchi premi e cotillon. Bene, ma passiamo invece a quella che è probabilmente la novità più interessante, ovvero la funzione FCIQ. Questa determina il modo in cui i calciatori si comportano in campo e si muovono senza palla. Se mettete Keane al posto di Mbappé, lui non esegue gli stessi movimenti del francese. Così come se usate Haaland come falso 9, lo renderete meno efficace come terminale offensivo. Le sue statistiche sono le stesse e ovviamente sono gli stessi anche i playstyle, ovvero cosa fa con la palla. Ad essere differenti però sono i movimenti senza palla. E in Ultimate Team questo si traduce in tante nuove carte differenti, con un Haaland Team of the Week che si muove in maniera completamente differente da un altro. Questo perché EA potrà cambiare non solo le statistiche, ma anche l'intelligenza calcistica della carta. E questa varietà renderà felice il Carlo Ancelotti che c'è in noi. Potremo infatti variare in maniera granulare la nostra strategia modificando posizione, ruolo e focus di ogni calciatore fino a trovare il modo perfetto nel quale deve giocare. E potremo usare sia l'app mobile che l'interfaccia web per studiare le statistiche, ma anche semplicemente dire magari mi piace come gioca l'Inter di Inzaghi e con un semplice tasto scaricare le impostazioni opta del tecnico nerazzurro. Dite la verità, quante volte siete rimasti bloccati perché è arrivato un doppione di una carta e non potevate più sbustare? E quante volte vi serviva invece avere più copie di una carta per le sfide di costruzione squadra ma ne avevate solo una? Ebbene, in EA Sports FC 25 questo non avverrà più. I doppioni infatti non solo potranno essere accumulati in un magazzino per lo squad building, ma saranno proposti come prima alternativa assieme ai non scambiabili quando userete l'autocompletamento delle squadre. Le evoluzioni sono piaciute un sacco, peccato solo che fossero molto limitate. A partire da quest'anno però non solo i parametri all'ingresso di questi potenziamenti saranno più ampi, ma ci sarà spazio anche ad un maggior numero di scelte. E si potrà persino decidere come personalizzare la carta, aggiungendo magari animazioni o cambiando lo sfondo. Invece la prima novità sotto il profilo del gioco competitivo è che potete fregarvene del gioco competitivo e giocare quindi un amichevole tramite matchmaking. Nel caso però in cui vogliate scalare le classifiche, sappiate che in EA Sports FC 25 i pareggi non saranno una perdita di tempo. Infatti, proprio come accade nel calcio reale, vi faranno guadagnare un punto contro i tre della vittoria. E nel caso in cui siate sufficientemente bravi da raggiungere i livelli più alti della competizione, non solo avrete la possibilità di vincere premi molto più golosi rispetto ai giocatori normali, ma avrete anche un paracadute ulteriore nel caso di una settimana storta. Prima di retrocedere, infatti, potrete affrontare uno spareggio e giocarvi lì quindi la permanenza nella categoria superiore in un'unica tesissima partita. Anche lo stadio che potrete costruire è completamente nuovo. Certo, giocare nelle arene più famose del mondo ha il suo fascino, questo è vero, ma non è male anche vedersi circondati dai tifosi, dai colori e dagli effetti speciali che abbiamo scelto per l'occasione. Quest'anno poi è stato rinnovato anche lo spazio per la curva avversaria, in modo da dare anche a loro la possibilità di sfoggiare i miglioramenti sbloccati. Ok, e queste erano bene o male tutte le novità che riguarderanno la modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Voi invece che ne pensate? Queste piccole modifiche sono sufficienti o c'è qualcosa che speravate venisse cambiato?
EA Sports FC 25 ad ogni modo uscirà il 27 settembre su PC e su tutte le console. E se non lo avete ancora visto, vi rimandiamo al video in cui raccontiamo tutte le nostre impressioni dopo aver giocato la beta del gioco. Mentre noi invece ci diamo appuntamento al prossimo video, come sempre qui, sul canale di Multiplayer.it.